Colline San Biagio, firme 2017. Siamo ancora una volta in ambiti puramente leonardiani. Perché Leonardo, figlio illegittimo, i figli illegittimi nel 400 non avevano diritto di esistere, venivano addirittura soppressi, fu riparato da Antonio Vinci, suo nonno, dai nonni materni che vivevano a Bacchereto. Allora, Vinci sta da questa parte, da questo versante del Montalbano. Bacchereto è a 6 km in linea d'aria da Vinci, ma sta nel versante che guarda verso Firenze. Quindi la vogliono riparare a Bacchereto. Leonardo vive la sua infanzia a Bacchereto, nei vigneti dove viene prodotto questo firme, questo vino di Colline San Biagio. Colline San Biagio è un'azienda di proprietà, anzitutto di un caro amico, ma di un esimio notaio di Roma, ma soprattutto un grandissimo appassionato di vino. Sì. Hanno questa azienda magnifica, condotta anche dal figlio Gabriele, Luigi. È un vino vero, sai che questo è un Cabernet Sauvignon di magica impurezza, ma di magica allure francese, ove per francese io intendo quel mix tra eleganza, pulizia e finezza di frutto che fa sì che quando tu avvicini alle nari questo bicchiere non vieni respinto, non vieni urtato in nessun modo. Senti il frutto, io sento proprio... È prepotente il frutto. È proprio il rispetto... Se tu visitassi la zona, tu devi vedere i fichi di Bacchereto. Una quantità, c'è cioè il fico IGP di Bacchereto, cioè una specialità. Allora, il fico ha molto bisogno di sole e di terra che dia la possibilità a questo pomo di raggiungere quei livelli di zuccherosità che sono massimi. Allora, l'oliva che nasce lì, la vite che nasce lì e da questi frutti, attinge agli stessi risultati. Quindi sicuramente la materia prima è eccezionale, ma come tutti i vini che abbiamo assaggiato e come in particolare questo firme, alla materia prima di qualità eccezionale va soggiunta una capacità di sviluppare enologicamente con grande pulizia e grande precisione questo frutto, altrimenti verrebbe deturpato. Questo è un vino che tu lo mandi in degustazione cieca a competere con un Cabernet Sauvignon bordolese, gli fa 10-0. Veramente? Sì. Veramente. Ma noi con i francesi ce l'abbiamo un po'. No, comunque siccome la Francia è riferimento, ecco sì, che oggi l'Italia, in caso di questa qualità eccelsa, la supera e la supera con grande agio. Setoso, come dici te. Setosissimo. Setosissimo. Setosissimo.